Prego. Mister, ci eravamo lasciati con in sospeso ancora i commenti sulla fine del mercato. Il punto finale. Abbiamo preso tre calciatori che penso possano andare a coprire quelle lacune che dal punto di vista numerico avevamo in determinate zone del campo. Sempre detto che se fosse arrivato qualcuno doveva essere comunque funzionale la squadra, quindi pronto, quindi che potesse essere anche funzionale il più possibile allo schema, al modulo. In base a questi aspetti, mi dici di tutti e tre come li vedi? Coletti, classico centrocampista che può giocare con i due, e se giochi in un centrocampo a tre può fare forse il play, meno la mezzala. Infatti, poi alla fine la scelta è stata quella di prendere Coletti perché ha una caratteristica più specifica per giocare lì. Grossi è un giocatore che ha fatto sempre all'esterno, che ha caratteristiche leggermente diverse rispetto a Odomagi e a Scaglia, forse meno, diciamo così, fantasista, passato nel termine, ma probabilmente ha più gamba e quindi è una caratteristica diversa rispetto a quelli che abbiamo, ritengo sia funzionale. Quannantonio, molto probabilmente è più vicino alle caratteristiche di Sabbe e Soligna, non è sicuramente né Sabbe né Soligna, perché un pelo più attaccante mi pare che possa esserlo, però non posso definirlo attaccante, attaccante, ma forse più tre quarti, è una via di mezzo tra un attaccante e il Sabbe Soligna della situazione. Quindi può fare la seconda punta? Per forza, se giochiamo così, Ma troppo deve parte, fare quel lavoro. secondo te Sì, sì. adesso lui deve acquisire continuità, perché non ha fatto partite, poi veniva da un infortunio. Sì, credo abbia fatto il ritiro della Sampdoria, però con un impegno fisico e mentale che Beh, la non fitness è sappiamo contro Parenti. quale possa essere stato. Coletti è quello che ha giocato di più, sicuramente dal punto di vista fisico è più pronto, cioè nel sostenere una partita. Lo stesso Grossi, anche lui si è allenato, però non ha partito, non ha fatto partite, non ha fatto se non quello di allenamento. Mister, nel frattempo c'è stato anche l'infortunio di Corvia con la notizia dell'operazione che è arrivato 2 giorni dopo la fine del mercato. La domanda è maliziosa, però va fatta. C'è stata comunque una sottovalutazione di quello che aveva? È stato un problema che si è verificato 2 giorni dopo, diverso da quello che aveva qualche giorno prima? Corvia aveva quel ginocchio in sofferenza fin dalla preparazione, che l'ha costretto qualche volta a saltare delle sedute di allenamento, poi si è curato, sembrava che il problema potesse essere gestito in maniera diversa, invece poi è scoppiato subito dopo quando comunque non c'era più in tempo per rimediare. Sono disvincolati, però non c'è niente da fare, anche se avete detto che stanno qui. No, sui disvincolati credo molto più nei giocatori con motivazioni che sui disvincolati. Disvincolati è quando si è messo alla canna del gas, una società che piace un certo tipo di ambizione non può stare alla canna del gas. Non puoi aspettare di dover recuperare magari per 2 mesi quando si è allenato tutta l'estate perché si fa tempo di far cose. Fanno in tempo a mandarmi via. Speriamo di no. Sto qui fino al 30 di giugno del 2015, alla scadenza del mio contratto. Magari vai via prima tu, magari. Poi altro, non so. Lei che se la Sono sente? impegnato per stare qui fino al 30 di giugno del 2015.
Lei che si era sempre detto sicuro che dal mercato qualcosa sarebbe arrivato, è arrivato comunque quello che lei si aspettava, che aveva chiesto. Sappiamo tutti che giravano altri nomi e lei parlava Robben, di non potevamo prendere. Perfetto, tra Robben magari. Abbiamo preso giocatori che potevamo prendere, che comunque fossero funzionali al nostro tipo di gioco e che avessero grandi motivazioni. E mi pare che corrispondano a queste qualità. Poi il tempo, quando tireremo le somme a maggio, ci darà le giuste risposte su dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo sbagliato meno. Sbagliamo comunque. La partita di domani è quella con l'avversario qualitativamente, la qualità media più forte rispetto a queste prime tre partite? È una squadra forte, non è una squadra forte, è una squadra che viene da un ottimo campionato, che è stato quello dello scorso anno, crescendo, e poi davanti a tre giocatori che poche squadre hanno in B, metà campo molto assortita, ed è sulla carta sicuramente l'avversario migliore, l'avversario più forte. Poi le partite vanno giocate. Io torno ancora un attimo sul mercato, perché sono domande che abbiamo sospeso da lunedì sera. C'è comunque il materiale di cui lei ha bisogno per portare avanti la sua filosofia, la sua idea? Se possiamo contare su tutti gli effettivi, ci sono i presupposti per poter lavorare e migliorare. È chiaro che nel momento in cui mancano i giocatori, il tempo per il miglioramento è più lungo. Voglio dire, sugli esterni con Scaglia, Grossi, Odoamaglio e Mitrovic ne abbiamo quattro e ci siamo. Adesso forse il problema più grosso è di davanti, con l'assenza di Corvia. E poi dietro rimediamo in qualche modo, spero di recuperare Zambelli, ma in qualche modo rimediamo. Voglio tornare ancora prima sulla Bari. Nel primo tempo mi riconosco stati pari, perché la squadra ha rischiato il minimo sindacale in difesa e l'attacco ha creato molte situazioni, non so tanti da prima. Nel secondo tempo invece cosa è accaduto, anche se poi alla fine non per più grossa ha avuto ancora il Brescia. Abbiamo perso qualche metro di campo, non siamo più riusciti a né a tenere l'avversario lontano e né tantomeno a costruire il gioco così come avevamo fatto nel primo tempo. Quindi se sistematicamente poi regali il possesso palla agli avversari, è inevitabile che gli avversari stessi ti possano creare più difficoltà. Abbiamo commesso qualche errore che poteva anche costarci caro. Però bisogna anche dire che io che sono, mi ritengo un pignolo, un perfezionista, sì, il primo tempo è stato buono, ma potevamo anche far meglio rispetto a come abbiamo fatto. E nel secondo tempo è bastato un particolare per far sì che non avessimo più quel possesso palla, invece lì bisogna riconoscere le situazioni prima, ma questi lì. Su queste cose lavoriamo continuamente, anche lì vanno metabolizzate, vanno migliorate sicuramente. Lei si aspetta adesso che però le venga concesso il tempo giusto per lavorare, che non ogni partita sia un essere già sotto osservazione o così? Ma io sotto osservazione ci sono sempre, ogni settimana, perché è il risultato che mi dà il peso alle cose. Ogni settimana, per quanto riguarda voi, gli organi di informazione, i nostri tifosi, e sono sulla lente di ingrandimento ogni giorno. Questo è pacifico, nel senso che non ci sono novità da questo punto di vista. È chiaro che il mio obiettivo è quello di poter
lavorare più a lungo possibile per poter migliorare questa squadra. Non a caso quando ci siamo presentati ho detto che il tempo è il mio miglior alleato, come potrebbe essere il mio primo nemico, il mio primo avversario, perché so che è di tempo che se vuoi giocare un calcio collettivo c'è bisogno. Se poi giochiamo un calcio diverso, non collettivo ma più individuale, allora questo lo si gioca in settimana, a seconda degli avversari, a seconda dei giocatori che hai, a seconda, ma è una roba diversa. Non dico nemmeno che sia giusto o sbagliato questo, dico che ognuno di noi ha una caratteristica e la porta avanti. No, che aspetti? Cosa solo sui singoli, quelli che sono lì di Cesare, se lo può fare, Sudigno come è messo? Di Cesare si è allenato poco in questa settimana, io l'ho convocato, ma non lo so, vediamo. Sodigna è convocato, ma non lo so,